fino all'elezione del Presidente e della Giunta per poi procedere. La prima riunione dell'Assemblea presieduta dal membro Zanzi. Sia a quelli che erano già consiglieri per la comunità montana prima che discorrono velocemente, poi il programma lo potete leggere, è abbastanza semplice e scorrevole. L'altro tema importantissimo, quello che riguarda il Fondo Valle, la pista ciclabile, la grande possibilità che questa regione farà entrare nel programma. Però l'augurio è che non diventiamo un'area di questa squadra. Uno dei criteri fondamentali era la passione e l'attaccamento. Giovanna, sia con Fabio, mi sembrava che poi fossero loro due un pochino i capostipiti. La tribuna di fare passi indietro. Io credo che il lavoro si può giudicare che stava facendo e non perché c'è un segretario piuttosto che altro. Io credo che sia importante in questo momento ognuno può pensare in modo più. Quando vediamo i dati statistici che pubblicamente hanno concesso loro per dare il massimo nel proprio lavoro di attività, veramente possono scoprire nel miglior modo. Candidati assessori, Elesi Marco, sindaco di San Giovanni Bianco, Bonzi Fabio, sindaco di Tossina, Bologna Fabio, vice sindaco di Cassiglio, Agape Paolo, consigliere di maggioranza di Moio De Cambi, poi abbiamo Arezzi Laura, sindaco di Piazzolo, Paleni Andrea, sindaco di Cusio. Questa sera abbiamo rinnovato il direttivo della nuova comunità montana che guiderà l'ente dal 2019 al 2024. Sono stato eletto presidente con un'ampissima maggioranza e raccolgo il testimone di Alberto Mazzoleni, che ringrazio, e ancora prima ancora Piero Busi per il grande lavoro di tradizione che hanno fatto per portare avanti questo ente. Ci aspetta un lavoro difficile, non è stato facile arrivare qui. Ringrazio tutta la giunta, a partire da Fabio Bonzi che sarà vicepresidente, Andrea Paleni assessore al turismo, poi Fabio Bordone che sarà assessore alla protezione civile, poi avremo Laura Rizzi che seguirà la parte delicatissima del sociale, poi avremo Marco Milesi lavoro e servizi territoriali e poi Paolo Agape al bilancio. Perciò una squadra molto giovane, 39 anni di età media, abbastanza motivata. Adesso partiamo, iniziamo a lavorare per questa comunità montana, per i 37 comuni e per i 41.300 abitanti. Un grande lavoro che ci aspetta, dalle montagne ai paesi di fondovalle, con due temi principali: da un lato la viabilità, problema noto, e dall'altro il lavoro.